Nella notte la Camera ha approvato la manovra da oltre 35 miliardi di euro. Il testo passa ora al vaglio del Senato. Nella legge è inserita una carta famiglia per i nuclei con almeno 3 figli minorenni, riconosciuti sconti su servizi pubblici e privati, stanziati nuovi fondi per la sicurezza. Il governo ancora alle prese con le crisi bancarie, si punta all'istituzione di una commissione d'indagine sul credito. Il governatore della Banca d'Italia Visco usa toni duri, gli errori fatti saranno puniti. Oggi elezioni politiche in Spagna, i sondaggi parlano di elettorato molto incerto, 4 i partiti in gara più o meno su uno stesso livello, i popolari del premier uscente Rajoy avrebbero una risicata maggioranza sui socialisti, tallonati dagli indignados di Podemos e dagli anticasta centristi del movimento Ciudadanos, questi ultimi partiti entrambi in forte ascesa. Non si escludono coalizioni socialisti popolari o inedite alleanze trasversali. Nel dopo VatiLeaks, gesto del cardinal Bertone che stacca un assegno da 150.000 euro per finanziare la fondazione dell'ospedale Bambino Gesù di Roma. L'ex segretario di Stato Vaticano, da mesi sotto accusa per aver usato fondi dell'istituto per la ristrutturazione della residenza dove abita a Roma, sostiene una donazione volontaria. Non ho fatto nessun danno. Nuovo drammatico naufragio al largo delle coste sud-occidentali della Turchia, nella baia di Bodrum. Un barcone di legno carico di profughi provenienti da Siria, Iraq e Pakistan si rovescia. 18 i morti, 10 di loro bambini. Tra le vittime anche una donna incinta. Altri 14 migranti tratti in salvo dalla guardia costiera. Le 7.29, buongiorno, benvenuti alla prima edizione del TG La 7. Allora, nella notte la Camera ha licenziato il testo della legge di stabilità che passa ora all'esame definitivo del Senato e l'approvazione dovrebbe arrivare prima di Natale. Ci sono stati momenti di tensione ieri in aula fra maggioranza e opposizione, ma anche una novità importante, è arrivata la carta per le famiglie, per chi ha bassi redditi e almeno 3 figli minori. Si è votato a raffica fino a notte tarda. Con 297 sì, 7 no e 3 astenuti, la Camera ha approvato il disegno di legge di stabilità 2016 da 35 miliardi e 400 milioni che passa ora al Senato in terza lettura per il varo definitivo entro Natale. Nel provvedimento, composto da oltre 1000 commi, anche in seguito agli attentati di Parigi del 13 novembre scorso, viene introdotto un nuovo pacchetto sicurezza e cultura da 2 miliardi e 400 milioni che fa salire il rapporto deficit prodotto interno lordo dal 2,2 al 2,4%. Tra le misure inserite nel pacchetto, 80 euro destinati alle forze di polizia, fondi per la lotta al crimine informatico con relativo acquisto di apparecchiature specifiche, 500 euro ai diciottenni e fondo per le periferie. Confermato l'addio alla TASI prima casa, l'imposta comunale sui servizi indivisibili istituita dalla legge di stabilità 2014. In soldoni, meno 3 miliardi e 700 milioni di entrate per le casse dello Stato. Scompare il calo dell'imposta sui redditi delle società. Sì agli sgravi per le assunzioni e il superammortamento sugli investimenti delle imprese. Tra gli ultimi 26 aggiustamenti formali o relativi alle coperture economiche introdotti in aula, uno riguarda i nuclei familiari con più di 3 figli minorenni, che potranno chiedere la carta famiglia, tesserino che, in base all'indicatore della situazione economica equivalente, ISEE, consentirà di ottenere sconti a servizi privati e pubblici che aderiranno all'iniziativa, ad esempio abbonamenti ai trasporti o creazione di gruppi di acquisto per il gas. Bocciato l'emendamento che chiedeva l'esclusione dal computo dell'ISEE delle indennità di accompagnamento per disabili e ammalati gravi. Non varrà per i comuni e i municipi commissariati o sciolti per mafia la norma che consente la sospensione dei contenziosi amministrativi sulla concessione di alcuni arenili. Provvedimento che mira a escludere da tale vantaggio la spiaggia di Ostia raccontata nel film Suburra. Arrivano inoltre il fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori che consente ai clienti degli istituti di credito di rivolgersi gratuitamente all'organismo della Consob per la risoluzione delle controversie. Prima si pagavano 80 euro di spese amministrative. Arriva anche il fondo solidarietà per i piccoli obbligazionisti delle 4 banche salvate che hanno visto andare in fumo i loro risparmi.
E a proposito delle quattro banche salvate, oggi ha parlato in un'ampia intervista a un quotidiano il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, ha detto che Via Nazionale ha fatto di tutto nella sua opera di vigilanza, è stata molto attenta, ha curato le operazioni di controllo, ma chi ha sbagliato in questa vicenda dovrà comunque pagare, e ha garantito che l'attività di vigilanza sul sistema da parte della Banca Centrale continua a essere molto stringente. È una vera e propria controffensiva quella lanciata dalla Banca d'Italia all'indomani della decisione del governo di trasferire dall'alta all'autorità anticorruzione, quindi a Raffaele Cantone, la decisione sugli arbitrati proprio per i rimborsi alle quattro banche, per gli obbligazionisti che hanno perso denaro nelle quattro banche salvate dal governo. E intanto ancora novità dal sistema bancario. Le ultime riguardano Veneto Banca, che ieri ha deciso di un aumento di capitale da 1 miliardo e la trasformazione in SPA. È stato un voto bulgaro quello che ha sancito il passaggio di Veneto Banca a società per azioni. Misura in extremis per evitare il commissariamento minacciato dall'Europa a causa delle profonde sofferenze dell'istituto. Quasi 2 miliardi di perdite fatte di sprechi come il jet comprato per volare nelle tante filiali estere o le 100 auto blu a disposizione dei vertici, ma anche di crediti erogati e del tutto inesigibili. I vertici da luglio sono cambiati. Ora tocca al nuovo amministratore delegato, Cristiano Carrus, promettere profonda pulizia, ma anche tutela di chi, fra i soci e correntisti, era stato indotto ad acquistare titoli subordinati, che però, ha promesso, verranno rimborsati. Voto bulgaro, dicevamo, ovvero il 97% degli aventi diritto, che sperano così di recuperare, se va bene, l'80% di quanto investito, contro la certezza di perdere invece tutto in caso di commissariamento. Soluzione peraltro però caldeggiata dal Codacons, che non si fida affatto dei vertici dell'istituto di credito. Mentre invece sono stati necessari i fondi dei soci del credito cooperativo per rimettere in piedi e affidare alla gestione del credito cooperativo di Roma il credito cooperativo di Padova, anch'esso in profonda sofferenza. Chi invece non vede soluzione ai propri problemi sono le vittime dei titoli tossici di Banca Etruria, Banca di Chieti, Ferrara e Carimarche. Scenderanno in piazza nuovamente martedì prossimo. Ieri hanno fatto appello al presidente Mattarella. E per venire alla politica, resta molto alta la tensione all'interno di Forza Italia dopo il voto sulla Boschi e le divisioni all'interno del partito. È dovuto intervenire anche Berlusconi. Forza Italia rischia di esplodere e tocca a Berlusconi provare a metter pace tra i suoi, sempre più divisi tra il fronte moderato capeggiato da Romani e quello barricadero guidato da Brunetta. A lui il leader rinnova la sua fiducia negando l'ipotesi di avvicendamento con la Carfagna, anche perché la Lega non ha gradito i tentennamenti sul caso Boschi e minaccia di far saltare le alleanze alle prossime amministrative se Forza Italia non mostrerà il volto duro in Senato, votando la mozione di sfiducia al governo Renzi. Ma l'ala moderata più Filo Renzi non ci sta. La richiesta è quella di una direzione nazionale per rivedere la rotta. Lo scontro frontale con l'esecutivo ha messo Forza Italia fuori dalla partita giudici costituzionali in una posizione ambigua sul caso Boschi e la tesi. Non solo, il rischio di seguire la Lega sarebbe quello di perdere voti moderati senza incassare nessun dividendo elettorale. Eppure la rottura con Salvini non è in calendario. Il prezzo per un partito diviso rischia di essere troppo alto. Perché tanta agitazione, si chiede Toni. Forza Italia voterà la sfiducia al governo come ha fatto tante volte. Non vedo perché qualcuno debba dubitarne. È un primo segno della ritrovata unità. Arriva a Montecitorio, dove Lega e Forza Italia fanno fronte comune per evitare che venga calendarizzato prima della pausa di Natale il decreto giubileo. E un suc boccia Brunetta che attacca la maggioranza. Nonostante l'inciuccio con i grillini, non riescono ad approvare i loro provvedimenti di clientela territoriale. Ieri sciopero dei lavoratori della grande distribuzione per il rinnovo del contratto con CGIL, CISL e UIL, che hanno chiesto di boicottare lo shopping.
Sono venuti da tutta Italia, dalla Sicilia alla Puglia, al Piemonte. C'erano i capi reparto, gli addetti al rifornimento scaffali, le cassiere, gli spedizionieri, i lavoratori della grande distribuzione, supermercati e centri commerciali. Ieri si sono dati appuntamento a Milano in una data tanto cruciale quanto strategica, l'ultimo sabato prima della vigilia di Natale. Obiettivo: paralizzare gli acquisti natalizi per far sentire la loro voce. Da 2 anni aspettano il rinnovo del contratto per una categoria, la loro, sempre più fragile e a detta dei sindacati a bassa retribuzione. Lavoriamo tutti i sabati, le domeniche, i festivi, con uno stipendio di appena 1000 euro bloccato da anni. Non ce la facciamo più, hanno lamentato i lavoratori. Continuano a chiederci flessibilità, ma fino a che punto? I piccoli negozi della Confcommercio hanno già firmato un'intesa che prevede un aumento medio a regime per 85 euro, ma le grandi catene di distribuzione non l'hanno sottoscritta. Noi l'accordo lo vogliamo, ma i salari devono essere allineati con l'inflazione, quindi con i ricavi, hanno fatto sapere quelli di Federdistributori, promettendo un rafforzamento del welfare aziendale e di sostegno al reddito. L'unico tema resta il rinnovo del contratto, hanno detto i segretari generali delle 3 sigle sindacali, che durante la manifestazione hanno chiesto di disertare gli acquisti nella grande distribuzione anche per la giornata di oggi, segno che lo scontro tra le aziende e i sindacati si fa duro, soprattutto dopo che Federdistributori aveva assicurato con una campagna pubblicitaria sui giornali che lo shopping natalizio non si sarebbe fermato. E così infatti è stato, grazie anche all'utilizzo dei lavoratori interinali. Dicono la COP sei tu, ma chi è questo tu? Ha tuonato Susanna Camusso dal palco attaccando le coop rosse. Siamo soci di cosa? Ha detto, dell'idea che l'unico fine è il profitto. Aiutare i lavoratori boicottando i consumi natalizi è l'ennesima scommessa sul fallimento dell'Italia, ha commentato il premier Matteo Renzi. E andiamo in Spagna, dove oggi c'è un voto politico per le legislative veramente fondamentale. È finita l'era del bipolarismo in quel paese. Sono 4 le forze politiche che si contendono la vittoria finale. I popolari, attualmente al governo con il premier Mariano Rajoy, i socialisti e poi le 2 formazioni nuove, Podemos e Ciudadanos. E con ogni probabilità servirà un governo di coalizione dopo il voto. I primi exit poll, che saranno resi noti già dalle 20 di oggi, diranno se quel 30% di indecisi sui 36 milioni di aventi diritto al voto alla fine ha scelto. A loro spetta la responsabilità di eleggere i 2 nuovi rami del Parlamento, il Congresso ed il Senato, ma anche di spostare l'ago della bilancia di queste elezioni legislative, da molti considerate come una vera e propria svolta nella politica spagnola. Il risultato che uscirà dalle urne infatti non sarà solo l'esito di un confronto generazionale, il premier uscente ha 60 anni mentre gli altri candidati circa 40, ma potrebbe segnare anche la fine del bipolarismo perfetto. Non a caso Rajoy ha lanciato un appello al voto utile. La disoccupazione giovanile, la crisi economica, la corruzione, ma anche le riforme costituzionali, quale baluardo all'ondata indipendentista della Catalogna, hanno caratterizzato la campagna elettorale. Il Partito Popolare, di cui è espressione l'attuale capo del governo, è indicato dai sondaggi come favorito, ma difficilmente riuscirà a conquistare la maggioranza assoluta e quindi a governare da solo. Quasi certamente, infatti, le forze politiche dovranno allearsi. La prima ipotesi potrebbe essere quella di una coalizione tra i soli partiti conservatori. La seconda invece è quella che prevede una unione tra tutti i partiti da contrapporre al Partito Popolare. In questa partita però ci sono anche 2 variabili che non possono essere sottovalutate. La prima è Podemos, Possiamo, una formazione di sinistra guidata da Pablo Iglesias, che è riuscita ad eleggere i sindaci di Madrid e Barcellona. L'altra è Ciudadanos, i cittadini, formazione liberale di destra, il cui candidato è Alberto Rivera. Quest'ultimo però ha già annunciato che non stringerà patti con Rajoy. C'è poi il PSOE, il Partito Socialista Operaio, dato ad oltre il 20% e guidato da Pedro Sanchez. Il suo programma prevede di abbattere il costo del lavoro e di non aumentare le tasse per la classe media. L'ex segretario di Stato Vaticano Tarcisio Bertone ha deciso di donare 150.000 euro alla fondazione che a Roma gestisce l'ospedale Bambino Gesù. È un gesto di riconciliazione, un contributo per i bambini malati, spiega il cardinale. Sono povero o comunque non sono ricco e dovrò pagare a rate. La vicenda è in realtà collegata a Vatilix 2. Vediamo perché. Quell'attico è la sua croce.
300 metri quadri di guai per il cardinale Tarcisio Bertone, un tempo non lontano, fino a due anni fa, potentissimo segretario di Stato Vaticano, oggi simbolo, evidentemente contro la sua volontà, di una curia autoreferenziale altezzosa che volta le spalle ai poveri. Con l'intenzione di mettere a tacere le voci sul suo conto, Bertone ha deciso di donare all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, sulle pendici del Gianicolo con vista su San Pietro, 150.000 euro, somma che pagherò a rate utilizzando i risparmi di una vita, ha precisato il porporato piemontese. Un modo per sanare la ferita più profonda che gli era stata inferta da quelle rivelazioni secondo le quali, per la ristrutturazione di quell'appartamento in Vaticano, ironia della sorte molto vicino a quello ben più modesto di Papa Francesco, il cardinale avrebbe speso più di 600.000 euro, ma un terzo della somma sarebbe stata pagata dalla fondazione del Bambino Gesù. Questo secondo le notizie ricavate dai documenti del Vatilix e contenute nel libro Avarizia del giornalista dell'Espresso Emiliano Fittipaldi. Bertone si smarca oggi dalla grave accusa, si dice estraneo e non responsabile per la vicenda della ristrutturazione e dichiara che il suo contributo è una donazione volontaria decisa per risarcire la fondazione per i danni di immagine derivati dallo scandalo. La mia vita non è lussuosa, come si continua a dire parlando per stereotipi. Chi mi ha visitato in questi giorni ha constatato come vivo. Il suo ormai celebre appartamento sarebbe stato ristrutturato utilizzando materiali di gran pregio e solo l'impianto di diffusione nella sala TV sarebbe costato quasi 20.000 euro. Il cardinale ha voluto venirci incontro, ha precisato il presidente del Bambino Gesù, Mariella Enoch, decidendo di finanziare un progetto di ricerca sulle malattie rare dell'infanzia. Ora è tutto in mano all'amministrazione vaticana e c'è chi dovrà valutare se ci sono state delle responsabilità. Spero, ha concluso la Enoch, che ritorni in questo ospedale un clima che guardi al futuro, per archiviare un passato che pesa però ancora come un macigno sulla curia vaticana. Si calcola che entro il 2015 saranno 1 milione i rifugiati arrivati dal resto del mondo in Europa. La notizia nel giorno in cui ci sono nuovi naufragi, ancora 18 vittime, almeno una decina dei quali sono bambini, ancora una volta in Egeo. Dalla Turchia alla Grecia, verso l'Europa continentale, nelle acque del mare Egeo. È qui che profughi e migranti trovano sempre più spesso la morte durante le traversate in fuga dalla Siria e dal Medio Oriente in fiamme. L'ultimo tragico naufragio è avvenuto a sole 2 miglia al largo di Bodrum Bay, località balneare della Turchia sud-occidentale, dove si era imbarcato un gruppo di profughi. In 18 hanno perso la vita e tra le vittime almeno 10 sono bambini, annegati dopo il rovesciamento della piccola imbarcazione di legno su cui erano a bordo con il mare grosso nel tentativo di raggiungere l'isola di Kos. Era già accaduto altre 2 volte negli ultimi giorni. Un cittadino siriano alla guida del barcone è stato arrestato con l'accusa di aver preparato la traversata. Un viaggio costato $3.000 a testa. All'imbarco non c'era il comodo yacht promesso dagli organizzatori. Dopo aver visto quel barcone mal ridotto, altri profughi hanno rinunciato. E così l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni continua ad aggiornare la macabra contabilità. 3.000 morti dall'inizio dell'anno solo su quella rotta e centinaia di piccole vittime. Con il flusso della Turchia che contribuisce sempre di più alla stima che porterà entro il 2015 a superare la quota di 1 milione di rifugiati. Mentre l'Europa continua ad apparire impotente e divisa anche sulle misure di sostegno al governo di Ankara, che ospita oltre 2 milioni di profughi siriani sul suo territorio. E su quei 3 miliardi di euro che dovranno essere assegnati dalla Commissione e dagli Stati membri, questione spinosa che provoca non poche tensioni tra i governi dell'Unione. Sul fronte della lotta all'ISIS, la Turchia ha raccolto l'appello di Obama alla coesione degli sforzi militari internazionali e ha deciso di ritirare le sue truppe dal Kurdistan. Ma intanto tra Ankara e Russia continuano le scintille politiche e diplomatiche. Il premier turco Davutoglu si è rivolto al presidente russo Putin con una battuta velenosa: è finita l'era del KGB e la propaganda in stile sovietico appartiene alla storia. Putin stesso in realtà aveva attaccato Erdogan dicendo che nessun leader è eterno. Insomma, tensione altissima.
E chiudiamo parlando di campionato. Oggi c'è una partita che raccoglie tutte le attenzioni. È Roma-Genoa. L'allenatore dei giallorossi Garcia, dopo due secondi posti, rischia di perdere la panchina. Le carote esposte pochi giorni fa a Trigoria sono una carezza se confrontate con la minacciosa scritta apparsa ieri sul muro dell'impianto sportivo alle porte di Roma. È l'ennesima conferma del clima avvelenato che questo pomeriggio accompagnerà la sfida fra i giallorossi ed il Genoa di Gasperini. Garcia si sente discusso, non in bilico, e si prende parte delle responsabilità. È vero che abbiamo ovviamente fallito in Coppa Italia, questo è il punto nero della stagione. Ho preso decisioni dopo la partita, faccio in modo di trovare soluzioni. La Roma ha smentito ieri le voci su un contatto fra la società e José Mourinho, avvistato in uno stadio inglese di seconda divisione. Il calendario poi sembra dare una mano ai tecnici ultimamente in difficoltà. Il Milan di Mihajlovic va a Frosinone, accompagnato dall'ottimismo di Galliani. Mi aspetto un Natale vittorioso, sarà lo spartiacque della stagione, la profezia dell'amministratore delegato. La Fiorentina proverà invece a dimenticare l'eliminazione in Coppa Italia ospitando il Chievo. Trasferta difficile per il Napoli a Bergamo. I partenopei cercano la vittoria che manca da quasi un mese. Impegno sulla carta agevole per la Juve, che farà visita al Carpi a mezzogiorno. Stasera la capolista Inter chiuderà la giornata con la sfida da tutto esaurito al Meazza contro la Lazio. Da Mancini un parallelo dal sapore motoristico per descrivere le differenze fra i nerazzurri e la Juventus, la sua favorita in chiave scudetto. L'Inter è una 500, la Juve che macchina è? Possiamo dire che, non so, una Mercedes, Station Wagon. Nell'anticipo di ieri sera, quarto successo consecutivo per l'Empoli, passato a Bologna 3-2 con doppietta di Maccarone. 7.48, ci fermiamo, ora le previsioni meteorologiche con Paolo Sottocorona, subito dopo c'è Omnibus condotto da Frediano Finucci alle 13.30, la prossima edizione del telegiornale. Grazie e arrivederci.